sono risorse di bilancio che noi concittadini togliamo fuori. Pensate se in 2 anni e mezzo questi fondi liberi li avessimo potuti spendere sul territorio anziché pagare i debiti che altri hanno fatto, se probabilmente nessuno si lamenterebbe della scuola che magari non c'è una grande manutenzione, piuttosto che della strada, piuttosto che della rete. 4 milioni e mezzo sono 4 milioni e mezzo. Quindi questi sono i problemi, però bisogna guardare avanti. E il futuro è roseo. È roseo perché adesso devo fare i complimenti, ma non è per vedete, non lo dico perché siete presenti. Perché quando abbiamo chiesto allora di confrontarsi sul problema, uno dei problemi che avevamo posto anche di fare questo distretto, a me che cosa è piaciuto di loro? Poi lasciamo stare che non si è fatto. L'approccio. L'approccio è stato positivo, non sono venuto a dire al tavolo no a questa cosa. Vogliamo capire, noi vogliamo essere amici, fateci capire che cosa sta accadendo. Ci siamo seduti e quantomeno abbiamo capito che cosa si poteva. Poi questa cosa qua magari non è stata abbastanza capita all'esterno e ci siamo assunti la responsabilità politica noi di fare un passo indietro. Però da parte loro davvero c'è stata molta attenzione. Cioè questo vuol dire che siamo in buone mani e voi agricoltori siete in buone mani. Perché chi si occupa tutti i giorni dei campi non pensa alle politiche sull'agricoltura, vive il problema, ma non pensa che c'è qualcuno, in questo caso sono loro, con l'assessore regionale, che studiano quelle problematiche e vedono come le devono risolvere. Cioè hanno tempo per fare questo e sapere che siamo in buone mani è una risorsa anche per un'amministrazione comunale. Perché tante volte io trovo degli agricoltori che discutono con molto piacere con noi, perché voi prima di me avete fatto ragionamenti giusti. Cioè prima di criticare qualche cosa, fermiamoci, cerchiamo di capire di che cosa si tratta e poi si discute. E penso che è l'approccio giusto per un futuro roseo per questa comunità, indipendentemente di chi sarà o non sarà la futura o le future amministrazioni comunali, però questo è l'approccio giusto. Se non si fa così, non se ne è, abbiamo bisogno di tutte le figure professionali. Se io devo andare a comprare il detersivo, chiedo a mia moglie. Se devo parlare di agricoltura, chiedo a loro. Se poi si parla di filosofia o si parla di conti, è lavoro mio, o di storia è lavoro mio. Quindi l'umiltà è anche quella di chiedere a chi queste cose che sa fare. E se c'è questo pizzico di umiltà, di apertura verso l'altro, sicuramente le cose andranno bene e ne sono convinto. Grazie, scusate se sono stato un po' provvisto, ma è quello che potevo dire dopo avere sentito le sollecitazioni giuste e legittime di chi mi ha anticipato. Siamo in conclusione, non diciamo più nulla, perché siamo andati oltre le tempistiche. Grazie collettiva a tutti gli ospiti, grazie a voi, buon proseguimento. Scusate, per la parola vuoi dire, perché vorrei ringraziare innanzitutto in primis e complimenti il dottor Paolo Pasanella, che ci ha dato la possibilità già nel secondo anno consecutivo di poter svolgere questa manifestazione all'interno della loro proprietà. E poi non vorrei elencare uno di voi, però vorrei dire grazie professore, perché è stato l'unico anno che siamo riusciti a mettere insieme